non erro, il principio della pena in Italia è quello di recuperare alla società civile qualcuno che ha sbagliato. Bene, da non so quanti anni si fa un processo a Marcello Dell'Utri che, anche ove avesse sbagliato, e sbagliato non ha, perché non c'è nessun reato come finalità della sua frequentazione con questi signori che si assumono come mafiosi. Non è che si dice lui è stato con questi signori e li ha frequentati per commettere un qualsiasi reato. No, non c'è una pena, li ha solo frequentati. No, questo discorso non va, perché la magistratura può fare soltanto un accertamento di carattere giudiziale, vuol dire, beh, ci sono sospetti anche gravi, ma io non ho la certezza giuridica, giudiziaria, che mi consente di dire quest'uomo è mafioso. Ebbene, e allora si vuole recuperare alla società un signore che è stato qualcuno che ha fondato delle associazioni per i giovani, la Bacigalupo, che è stato membro dell'Opus Dei, che è stato un dirigente eccezionale in un'impresa che da niente è diventata grande come Mediaset, che ha una splendida famiglia, che ha una cultura invidiabile, che è un bibliofilo forse tra i più importanti, anzi sicuramente tra i più importanti d'Italia, che ha fondato un'associazione, un partito politico che ha come religione la libertà, che ancora dentro questo partito, come lui oggi ha confermato, suscita l'entusiasmo, la passione di tanti giovani per quel principio straordinario che è la libertà, e lui deve essere qualcuno da recuperare alla società. Ma devono essere recuperati alla società questi giudici.